mondo. È un po' buoni. O poi tipo cose normalissime che fanno tutti. Tipo io, oh mio Dio, ma sono l'unica a fare questa cosa al mondo. Fanno di fragolissima, cioè fanno di caramella. Ti piace? Oh mio Dio. Profumati, mangiateveli, è uguale, la stessa cosa. Questi, ha una storia questa. Che assaggiamo? Ah, è un po' Ah, una cosa buona è uscita. Ciao! Bentornati, io sono Barbara. Io sono Lara. E oggi abbiamo fatto la spesa. Ma non la spesa normale. Non la spesa quella al supermercato. Tornano, esatto. Cioè, è un supermercato. Però speciale. Esatto, tornano gli assaggi asiatici perché siamo andate al supermercato asiatico e ci siamo veramente scatenati perché l'ultima volta che eravamo andati era chiuso e quindi eravamo rimasti molto molto delusi, quindi questa volta siamo veramente andati. Esatto. Allora, comincio a pescare cose da questa bellissima busta delle meraviglie mentre io tiro fuori, pesco, manderei la sigla. Vai. Ok ragazzi, quindi mentre gira la sigla, like al video e iscrivetevi al canale. Sigla. E se ami le avventure con un pizzico di magia, mistero e con bellissime illustrazioni in ogni pagina, il mio libro Il Diario Incantato ti aspetta in libreria e su tutte le piattaforme digitali. Bentornati. Allora, prima cosa, io partirei da questo. Che non lo assaggeremo da adesso perché dovrei cucinarlo quindi non è possibile. Questo qui è un curry che io veramente mi piace da morire. Ci sta in due o tre varianti, quindi molto piccante, medio. Questo è quello più medio dolce, quindi non è tanto piccante, saporito ma non piccante. La cosa bella, vi faccio vedere come è fatto dentro, è che sembra un tavoletto di cioccolata. Allora, ci sono tanti tipi di curry, molti conosceranno il curry, quello nelle bustine, in polvere, quello nei barattolini, ma poi c'è questo, che è fatto così, vedete? Dentro ci sono queste due... sono delle tavolette, come tavolette di cioccolata. Ah. In pratica tu poi lo spezzi, ogni cubetto lo devi sciogliere in 110 ml di acqua, quindi tipo in base a quante porzioni devi fare aggiungi i cubetti. Ed è cremosissimo ed è il tipo di curry che si usa più che nei piatti indiani, nei piatti giapponesi. Se avete presente quei piatti, quei piatti in cui c'è il riso col pollo, dovrei dire la parola riso che... col pollo. No, dovrei dire, si dice, non è una parolaccia, si dice katsu chicken, che è, lei ride perché ho detto la parola, no, non è una parolaccia, è scritto con TS, non è una parola. Comunque sì, si fa questo pollo fritto sul riso, tutto contornato di curry, e è buonissimo. A volte ci mettono anche la frittatina sopra, l'omeletta aperta, è buonissimo. Noi l'abbiamo mangiato sia in Giappone, ma l'abbiamo trovato anche in altri paesi asiatici. Poi, questo era il primo. Poi, questi erano bellissimi. Allora, in genere noi compriamo sempre i dorayaki, ma prendiamo quelli... misura normale, che sono diciamo grandi così, diciamo sono, non vorrei fare, dopo la parola ce ne faccio già, che sono in genere grandi come una mano, mentre invece abbiamo trovato questa mini. Vuoi assaggiare? Io allora, non l'avevo mai provati, sono buonissimi. Aspetta, forse una roba, guarda, ne manca uno perché ho già provato. Allora, guarda, però sono impacchettati. Aspetta, mi sa che voi tipo l'avrò assaggiato al Romix, però tipo non mi è piaciuto perché è di un gusto che non mi piaceva. Questo è quello classico, è carino perché li hanno impacchettati molto a pressione, quindi sono molto gonfie le bustine, così non si rovinano, cioè la scatola si mantiene. Allora, vado. Vai. E sono quelli classici, quindi sono con la marmellata di azuki. Eccoli qua, sembrano due mini panchettini piccoli piccoli. L'odore è proprio di pandoro. Aspetta, posso io? Sì, sì. È buono? È buono, vedi, mi fa molto sentire, diciamo, come se stessi mangiando, come si dice? Pandoro, no? Che cosa?
merendina. No, un altro, aspetta, non mi viene il nome. Non è un nome, Non è un nome. Cioè, non è un cibo, Vuoi un altro pezzo? Vuoi o no? No. Allora, mangio, dentro c'è la marmellata di azuki, che sarebbero i fagioli rossi. Ora uno pensa, ma come fa un dolce ad avere la marmellata di fagioli? Ma non sono i fagioli intesi come i fagioli che cuciniamo noi. È un fagiolo... Ecco, questo non mi è piaciuto a me. L'interno? Sì. Ah, non ti piace lo zucchi? Esatto. E invece la parte che mi piace di più. Sembra, ricorda molto il cioccolato come tipo di sapore. A me ricorda quello, cioè un tipo di marmellata che sembra quasi cioccolato. Ah, che buoni che sono. Adesso mi riprendo. Andiamo avanti. Mi hai parlato un po'? Mentre io mastico. Allori. Qui. Vai. Sono dei foci, cioè soltanto che li abbiamo voluti prendere per la confezione. Poi tipo, non so, poi ci ormai sono poi ci diciamo alla fragola e qualcos'altro. Se amate il cibo asiatico, le cose giapponesi, cose asiatiche, sicuramente i poci li conoscete, sono molto famosi. Esatto. Sono come i Mikado, brava, diciamo. Allora, guarda, tecnica o no, a parte guardate che carino, dentro c'è la bustina col coniglino carinissimo. Per aprirli, impara sta cosa. Così, no, guarda, sopra. Qua, no, qua sopra. Ah, fai così. No, c'è il taglio. Ma se usi questo taglio li apri troppo, tu devi fare qui, qua, così, fai, apri un pezzetto, scendi e poi levi l'angolino. Mm. In questo modo si fa un buchetto così e te li fai uscire singoli. Ah, oddio, top! Questa è proprio alta mangiologia proprio, cioè guarda che tipo, questa oddio, è, top! Questo è il tutorial per l'apertura dei poci perfetta, perché in questo modo non perdete l'aroma se avanzano. Voi direte, ma quando avanzano? Però, vabbè. E metti caso... Allora, sanno di fragolina? Sanno di fragolissima, cioè sanno di caramella. A te piace? Oh mio Dio! A me... Fammi assaggiare il tuo che ha già iniziato. Te la vedi questo? Per me sono forse un po' eccessivi. Ma no, questo pezzo è l'unico pezzo senza niente. Buoni, buonissimi, veramente squisitissimi. Allora, a te sono piaciuti? Yeah. Allora, io avrei scelto col cioccolato o con qualche altra cosa, non fragola, perché queste cose che sono di caramella. Io ho preso la fragola perché quando ti ricatto di prenderli. Ok, allora, questi, ha una storia questa. Allora. Lei mi fa, ma cos'è questo? E io le facevo, guarda, è tè al latte, come fanno gli inglesi, al gusto di fragola. Lei ha detto sì, lo prendo, ma non perché era... No, dillo perché l'hai preso. Perché? Dì la risposta, lo prendo perché... Dillo, abbi il coraggio delle tue azioni, abbi il coraggio, perché c'è uno buono sopra. C'è un bonazzo vicino. C'è un bonazzo, quindi questo, siccome c'era il bonazzo asiatico sopra, esatto. Ho detto, lo compro perché c'è quello, c'è un bel ragazzo. Anzi, se vuoi la celebrità perché qui c'è un autografo. Sì, esatto, dobbiamo capire, adesso glielo faremo vedere da vicino, se questa persona è famosa o no. Cioè, mentre prenderò tipo la foto, tipo scatterò e poi tipo esatto, andrò su foto. No, su Pinterest, che su Pinterest c'è lì quell'impostazione. Là okay, quando lo assaggerà vi faremo vedere su Instagram la reazione di Lara, in un reel o in un TikTok. Poi, questo lo volevo tanto, l'ultima volta mi ero scordata di prenderlo e mi mancava proprio. Questa bustina qui è miso, il miso è quel dado, è un dado. È praticamente un esaltatore di sapore, come se fosse il dado per fare il brodo, ed è a base di una pasta di soia fermentata con il quale si fa la misoshiro, quindi la zuppetta giapponese, quella con i cubetti di tofu, le alghettine, che mi piace tantissimo. E appunto questo tipo di dado mi piace veramente tanto, è morbido, è una bustina, sembra tipo pappetta. C'erano le vaschette grosse, ma ho trovato questa bustina che per me basta e avanza e sono molto contenta. Andiamo avanti. Poi, questi non sono nostri, perché l'ha presi Lele, l'ha presi per Lele e per Amy, e sono i mochi. Mochi. I mochi sono quei dolcetti giapponesi che, non so se avete mai visto il procedimento con il quale li fanno. Visto. Cioè, prendono una pasta e poi la devono sbattere con il martello, fanno una specie di danza troppo bella, veramente molto molto scenografica, in cui danno le martellate a questo impasto per renderlo ancora più gommoso. E all'interno c'è sempre, credo che ci sia sempre la zucchi, sì, la marmellata di fagioli rossi. Sono molto
morbidi e gommosi. A me questi robi qua piacciono. Pure a me, tipo, una volta avevo assaggiato sempre a Romix, perché aveva preso lei di diversi gusti. Sì, da le regalavano. Diversi gusti, c'era anche la fragola. Ah, no, le scatoline, preso le scatoline così. Però ti ricordi, a Romix, se facevi il menù, che ne so, prendevi una Coca-Cola e un'altra cosa, ti regalavano un mocino. Ah, ramen e Coca-Cola, ti regalavano un dolcetto. Oddio, top. Allora, che altro c'era? Questi, c'erano tantissimi gusti, però lei ha scelto questi qua. Guardate che belli, sono gli Oreo e sono metà, sembrava matcha come gusto, perché ho visto il verde in genere, gli Oreo verdi sono matcha, cioè il tè matcha, mentre invece qua vedo che c'è l'uva, quindi sono metà pesca, metà uva. Io lo commento che fossero matcha e fragola, invece sono uva e pesca, particolari. E assaggiamo. Ah, è un po' assaggiamo. Aspetta. Aspetta, solo che le abbiamo comprate fai per vederli. Bella scatola. Infatti devi fare la merenda in pratica. Ho fame, devo fare merenda, facciamo un video. Quante confezioni ci sono all'interno? Una. No, meno male che sono due. Allora, ah, ok, ecco. Allora, ti spiega come devi mangiarli, cioè dividerli, come fanno teoricamente tanti tutti. Vediamo se si riesce a fare il giochino che faccio io. Oh, io da piccola, tipo, quando mangiavo gli Oreo o i Rindomenti, tipo, li separavo, io tipo, oddio, ma sono l'unica persona al mondo a fare questa cosa. No, lo fanno tutti. Vediamo l'odore. O poi, tipo, cose normalissime che fanno tutti, tipo io, oh mio Dio, ma sono l'unica a fare questa cosa al mondo. Buono l'odore. Guardate che fregatura! No, mi si è rotto. Come? Aspetta. Ma non c'è metà verde e metà rosa? Ma no. Infatti, che fregatura, ragazzi. No, ah, sì, ecco. Ah, sì, c'è. Sai che non si vede. Vediamo un po'. Eh sì, eccolo. Metà verdino, metà rosino. Sono buoni. No. Non so se ce la posso fare. Ha un odore fortissimo. Non mi piace. Mamma mia! Oddio, no, mamma mia, sembra di mangiare una cosa, il sapone, ma che... I pennarelli, avete presente i pennarelli profumati? Li mangiateveli, è uguale, la stessa cosa. Che feriti, mamma mia, era meglio quello. Tieni. Mamma mia, succio il miso, guarda. Cos'è il miso? È il dado. Allora, ci deve essere qualcosa che mi salverà. Codesto, guardate, esatto, questo l'ha preso perché ho detto questi devo prenderli, guardate quanto sono belli, cioè è vero, sono veramente belli, onestamente questi biscottini con la faccina kawaii che dice sì, comprami, siamo tanto buoni, non è vero, sappiamo di caramella pure noi, però erano da prendere e li assaggiamo quindi. Vai. Allora, c'è un'apertura facilitata, oh, come quella, come i bandini, quella di Singapore. No, si apre una scatolina, guarda così. No, aspetta, come si chiamano? A Singapore abbiamo preso tipo dei biscotti che tipo costavano pochissimo ed erano tipo così. Brava. Si arrivano sempre con la scatolina. Così tu vuoi rovesciare la scatolina qui dentro e riutilizzarli. Guardate che meraviglia, pure le stelline sulla bustina. Che cosa carina. Qui c'è scritto sempre Sinki. Andiamo a vivere in Giappone, Cina. Questi qua diventiamo. Allora, questi sono cinesi, non lo so. Aspetta, vedere. Aspetta, c'è scritto. No, qui c'è scritto, devi vedere sull'etichetta italiana. Prodotto in Cina. Sono. Me li aspettavo più grandi. Fammi vedere. Oh mio Dio, ma sono piccolissimi, sono microscopici. L'odore è sempre. Ah, sono di yogurt questi, senti? Sembra yogurt alla fragola. Vero. Sono buoni. Sono buoni. No. No. Buoni. Ma è altro che senti bene se. Potrei rivedermi? Ok. C'erano. Sono buoni. Sì, questi sono piacevoli. C'erano così rosa e lilla. Però le lilla non ho idea di che gusto potessero mai avere. Io dubbio abbiamo preso fra così, diciamo, erano più affidabili. Carini. C'è rimasta un'ultima cosa. Che è questa. Sì. Sono dei micro biscottini piccolissimi che. Allora non se li ricordavo all'inizio, poi ho detto ti ricordi? Sembrano dei biscottini che appunto compravamo in Asia, che sono ripieni di cremina. Si chiamano panda o anche foresta, mi pare che si chiamassero. Sì, più o meno. Ed erano dei biscottini che dentro sono ripieni di qualcosa.
Oddio, quanto sembrano dei panini. Sembrano dei mico panini in miniatura. Odore di latte. Niente, sembrano di latte. Vero. Non sono ripieni. Sono solo... Sono buoni. Niente, sono nuvolette. Ma che carini. Ah, suggeriscono di berli, di mangiarli con il latte. Quindi probabilmente questi si usano tipo cereali. Sono tipo biscottini da buttare nel latte e mangiare col cucchiaio. Top. Dubbio top. Sono friabili come meringhe. Sono veramente... Buoni. Ah, una cosa buona è uscita. Vabbè, quindi qua diciamo che sono buoni, quella parte della menta, cioè quella parte sì, della menta, sì, della menta. L'uva. L'uva. No, no, proprio no. 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 Di queste cose quale ti è piaciuta meno? Questi proprio terribili. Quando invece li abbiamo comprati, quelli al macia invece erano veramente buoni. La prossima volta prendiamo quelli macia. O i classici o i macia, quelli sono squisiti, delicati, perché appena. Queste verde. Mentre poi questi, i poci alla fragola direi bocciati, l'avrei presi due al cioccolato. Questi sono i miei preferiti. Anche cioccolato bianco, cioccolato di qualunque colore. Le fragoline, le stelline sufficienti. Questi, figata, questi mi piacciono. Però la cosa migliore in assoluto, a parte le cose salate, i dorayakiti, che per fortuna a lei non piacciono. Quindi lei se mangerà le ciofeche che si è presa lei gusto caramella, mentre io mangerò i mocini. Ragazzi, speriamo che questo video vi sia piaciuto. Continuate a seguirci, mettete like a questo video se vi siete divertiti insieme a noi, iscrivetevi al canale, lasciate like e appunto raccontateci se conoscevate questi snack asiatici oppure no, se li avete assaggiati anche voi e quali sono i vostri preferiti. Ci vediamo al prossimo video, un bacio a tutti quanti, ciao ciao!